Siamo qua con padre Savino Mombelli, classe 1928, missionario saveriano, attualmente attivo in quel del Brasile, che ci racconterà un poco della sua avventura di solidarietà e delle adozioni a distanza che sta coordinando e seguendo in un bel paese brasiliano. A te la parola. Dunque, sono in Brasile e precisamente nell'Amazzonia da 40 anni. Ho fatto sempre e faccio ancora il missionario, lavorando quindi nel campo propriamente dell'evangelizzazione. Sono anche insegnante di filosofia e teologia nel seminario regionale, ma fin dai primi anni della mia presenza in Amazzonia ho capito che c'erano problemi umani molto gravi che dovevano essere affrontati o assieme ai problemi spirituali o prima ancora dei problemi propriamente religiosi. E Bene. allora le adozioni a distanza, che sarebbero il tema di questa conversazione, sono una parte del lavoro sociale che ho sempre cercato di fare. Quello delle adozioni a distanza mi sembra molto moderno, molto attuale, e devo dire che non sono stato io a chiedere adozioni a distanza, a chiamare persone perché aiutassero, ma sono gruppi italiani che mi hanno chiesto di accettare questa loro collaborazione alle famiglie povere del Brasile. Ecco, raccontaci un po' come avete impostato questa attività di aiuto alle famiglie che state seguendo. Quante sono queste famiglie? Prima di tutto il Provida, che è la nostra associazione, comprende tre gruppi: il gruppo di padre Savino, che è il mio, il gruppo di padre Giorgi e il gruppo di donna Elena Negri. I tre gruppi fanno insieme 1500 famiglie, e 1500 famiglie vuol dire una città di circa 10.000 abitanti. Quindi noi stiamo aiutando una città di circa 10.000 poveri, 10.000 persone che non hanno un'uscita per la propria crescita, per la propria sistemazione, per il proprio cammino da fare nella vita. E queste adozioni consistono in una collaborazione diretta che le famiglie italiane mandano, che 10.000, no, che 1.500 famiglie italiane mandano a 1.500 famiglie brasiliane per mezzo di noi. Ecco, come vengono selezionate o comunque c'è un'adozione per ogni famiglia, quindi. Sì, però non prendiamo a caso queste, non mettiamo a caso insieme queste famiglie. Prima di accettare una famiglia, andiamo a visitarla sul posto. Riceviamo la richiesta in casa nostra, marchiamo i nomi e il luogo e andiamo a vedere come la famiglia sta veramente, e vedere questo con i nostri occhi. Solo dopo aver visto e constatato quello che abbiamo sentito, verificato, allora decidiamo se devono entrare nella colonna adozioni o no. Perfetto, un'adozione a distanza qui in Italia incide per circa 300 euro, precisamente 300 euro, 310 euro. 310 secondo i luoghi. Ecco. Normalmente però in Italia è sui 300. Ci Oh. sono anche gruppi che danno meno e altri gruppi che danno un po' di più, ma non facciamo tanta questione. Se un gruppo è abituato a dare meno, lo accettiamo lo stesso, perché ci Certo. sarà quell'altro che compensa. Ecco, e come viene utilizzato il contributo che viene dato alle famiglie? C'è comunque un controllo? Viene affidato al capofamiglia? C'è una comunità Sì, che. noi abbiamo scelto una persona che rappresenta la famiglia, può essere la mamma, può essere la nonna, può essere il babbo, può essere il nonno o il figlio maggiore,
e questa persona deve presentarsi con una tesserina dove c'è il suo nome e deve firmare quello che ha ricevuto. Ecco, ma questo aiuto serve per la vita della famiglia, quindi è un aiuto sostegno che normalmente diamo in forma di alimenti non deperibili che possono usare lungo un mese anche di più senza soffrire nessuna diminuzione, nessun pericolo. Però possiamo dare anche i soldi, cioè il denaro che corrisponde a quello ricevuto, quando c'è un bisogno particolare, per esempio se devono fare un'operazione chirurgica in ospedale e occorre una certa somma, noi anticipiamo anche 5 pacchi viveri in soldi perché possono fare questa operazione. Certo. Ma in tutto ciò siamo presenti noi, andiamo noi a pagare questo e quello. Però oggi con 310 euro europei in Brasile si compra l'equivalente di circa 850 real. Il cambio è 1 a 2,5. 2,5, sì. Ecco. E con questa cifra nel bilancio di una famiglia povera, quanto si incide? Si copre una piccola parte? Una famiglia con 2 figli può essere sostenuta per il mese intero. Con questa piccola cifra? Due figli, papà, mamma e 2 figli con la nostra cesta basica o pacco viveri possono andare avanti per un mese. Quando ha 4 figli o 5 vanno avanti per 2 settimane, forse al massimo 3. La media. È un aiuto valido e generoso. Ecco, la media delle famiglie che voi assistete ha molti bambini o sono sì, anche... Sì, le famiglie che noi assistiamo hanno al minimo 2 bambini. Alle volte accettiamo una ragazza madre che non ha marito, che ha il bambino, lo accettiamo tra le adozioni. Ma se si tratta di famiglie devono avere almeno 2 bambini o 3 o 4 o 5. E ne abbiamo parecchie che hanno 5, 6, 8, 10 bambini. Bene, tu ci hai portato qua in Italia il presidente di una di queste 3 gambe di Provvida. Sì, di una di queste 3 parti del Provvida. Presentacelo un po'. Questo ragazzo si chiama Rosinei Leal Martins, ha 29 anni, frequenta l'università, facoltà di sociologia e è stato eletto dal gruppo, un gruppo di circa 20 persone, come presidente della nostra ONG o ONLUS, e dura 2 anni e come presidente responsabile di tutte le nostre attività, soprattutto è responsabile di quello che i dipendenti suoi, che sono circa 20 persone, non sono dipendenti, collaboratori che addetti ai vari settori. Alcuni di questi collaboratori danno tutto il tempo al Provvida, altri invece vengono solo per le riunioni e danno qualche ora di lavoro secondo le loro possibilità. Allora sentiamo dalla sua voce brasilera cosa ci racconta della sua esperienza. Minha experiência no Brasil, acho que de maneira geral com o padre Savino, está sendo muito bom, bem aproveitada. Eu estou praticamente... Está dizendo que a sua experiência não é così vasta e così lunga come quella del padre. Però accanto a lui sta facendo cose che non aveva mai pensato. Una esperienza molto valida, una esperienza di vita, lavorare in favore, in collaborazione delle minorie o della maggioria escluída da nostra società. Trova che l'esperienza di lavorare con gli esclusi, con i poveri, con quelle moltitudini che la società non riconosce, è una cosa molto importante per la sua vita. E ademais, eu e nossos colaboradores no Brasil, tanto